Buongiorno e bentrovati. Oggi voglio condividere con voi un messaggio che ho ricevuto nei giorni scorsi riguardo a un signore, un ragazzo, non lo so l'età, che si chiama Nino e che mi ha scritto per un problema che ha avuto con una cavalla. E io gli ho già anche risposto, però voglio condividere con voi questa risposta perché mi sembra che sia un problema abbastanza comune e sul quale poi dopo facciamo un approfondimento. Allora, intanto vi leggo cos'è che mi ha scritto. Ok, Sergio, ti scrivo per un consiglio. Ho preso 16 giorni fa una cavalla di 4 anni domata. Ha fatto passeggiate ed è sempre stata montata dal suo proprietario. È sempre stata da sola in paddock. È un anglo orientale, strutturata bene, alta circa 1,57 m. Appena arrivata l'ho messa in paddock da sola, ma vicino ai miei due cavalli, due puro sangue arabi. Si sono conosciuti e dopo una settimana l'ho messa insieme a loro. La prendevo per farla girare alla lunghina. Gli ho messo la sella nel tondino, tutto ok. L'indomani la prendo, la sello e la monto nel campetto, tutto ok. Facciamo un po' di otto e circoli, tutto ok. Scendo, la dissello, la premio e la rimetto nel paddock. L'indomani la sello di nuovo e la conduco alla lunghina fuori a piedi, tutto ok. Arrivo in un campo, la posiziono e salgo. Subito la sento nervosa, è molto carica, prova ad alzarsi, la gira a mano destra e riesca a risolvere. Continua a salire e la cavalla è ancora nervosa, prova a sgroppare e la giro di nuovo, tutto ok. Continua a salire e si impenna di nuovo, subito la giro, la fermo, la accarezzo e poi scendo da cavallo e ritorniamo in scuderia a piedi. Dopo esattamente 2 giorni, perciò oggi pomeriggio, la prendo e la faccio uscire insieme al mio cavallo. Io in sella a lei e il mio cavallo lo conduceva un mio amico. Appena salita in sella era nervosa, carica, io la accarezzavo e dopo una ventina di minuti si è calmata. Andava al passo, molto tranquilla, fino a quando all'improvviso si è impennata e mi ha buttato giù da cavallo. Per fortuna con nulla di rotto, solo qualche ammaccatura. Che mi consigli di fare? Sono iscritto al tuo canale con l'abbonamento e non riesco a trovare qualche indicazione in merito, sicuramente non cerco in modo giusto, bla bla bla. Allora, prima vi dico già quello che io gli ho scritto, qualche giorno fa, e poi dopo commentiamo un attimo questa faccenda. Vabbè, gli ho scritto ovviamente che è difficile darti un consiglio senza vedere tu e la tua cavalla insieme. Da quello che mi dici sembra che il problema sia fuori e non in campo. E poi chiaramente gli chiedo se ha provato a portarla fuori a mano e a vedere come si comporta. Se un cavallo non è calmo, connesse che risponde, non lo si monta. Perciò devi prima di tutto giocarci da terra in campo. Giocarci non significa ovviamente farci la longia. Dopodiché montarla in campo e poi montarla fuori, tutto nella stessa sessione di lavoro e non in giorni diversi. Mi capita spesso di trovare persone che cadono nell'errore di pensare che se un cavallo va bene con una persona in passeggiata possa andare bene con tutte. Non è così, i cavalli sono come dei guanti elastici che si adattano perfettamente alle situazioni e se il suo precedente padrone con cui usciva in passeggiata gli trasmetteva abbastanza sicurezza, se il suo è un problema di paura, oppure se riusciva ad ottenere abbastanza rispetto, se il suo è un problema di dominanza, questo non significa che ci riesca anche tu, o almeno non subito, non fin dall'inizio. Ricordiamoci che i cavalli sono animali con una loro intelligenza, anche abbastanza importante, e con una loro opinione. Purtroppo, come ti ho detto all'inizio, non è semplice né professionale darti un consiglio preciso senza vedere il binomio, per cui il consiglio che mi sento di darti è quello di partecipare ad un corso e cominciare a entrare nel merito dell'equitazione naturale in maniera approfondita. Allora, la questione qual è qui? È che questa è una situazione che purtroppo negli scorsi mesi e anni mi si è presentata diverse volte, cioè persone che comprano un cavallo che andava bene in passeggiata
e loro non riescano a andarci in passeggiata, a volte con un problema, a volte con un altro, spesso e volentieri con problemi analoghi a quelli che ha riscontrato il nostro amico Nino. E la questione è abbastanza normale, perché noi siamo abituati a pensare molto spesso ai cavalli come se fossero dei motorini, qualcosa che una volta messo a posto lo rimane, qualcosa che non sente l'influenza dell'ambiente e della persona che lo gestisce in quel momento. Purtroppo non è così. Alcuni di voi lo sapranno già, sicuramente, magari per loro queste mie affermazioni sembreranno quasi banali, però vi assicuro che non è a questa maniera, non è per niente banale, perché questo è un problema ricorrente e queste sono domande che mi vengono fatte veramente spessissimo. Io ormai ho perso il conto, ma ne ricevo più o meno una alla settimana di richieste analoghe a quella di Nino. E quello che mi piacerebbe passare con questo video è cercare di far capire a te che mi stai ascoltando in questo momento, ma non a te Nino, a te chiunque tu sia che mi stai ascoltando in questo momento, è che il cavallo non è una bicicletta, non è un motorino, è un animale con una sua opinione, con un suo addestramento di base, ma che viene sempre filtrato attraverso la persona che lo gestisce in quel momento. Per cui è chiaro, un cavallo più addestrato è e più è sicuro anche in mani di un inesperto, ma al momento che ci mettiamo la componente fuori, tutto assume un'altra luce, perché quando andiamo fuori non è più solo l'addestramento che serve. Serve anche ovviamente l'abitudine da parte del cavallo di andare fuori, quindi diciamo la confidenza con l'ambiente che cambia e con le varie situazioni che possiamo trovare quando andiamo fuori in passeggiata. Ma poi quello che cambia è la persona. Se voi andate a recuperare tra i miei video quel video dove io parlo dei 5 calici della confidenza, se non mi ricordo male si intitola "E di colpo il cavallo impazzì", in quel video uno di questi calici è proprio il leader. Cioè quanto al cambiamento del leader il cavallo può cambiare il suo carattere, quella che noi chiamiamo personality. Quindi al momento che magari il cavallo è abituato a fare le passeggiate fuori, ma magari non nello stesso posto dove il nostro amico Nino ha portato la sua cavalla, ma la componente di rilievo, quella mancante, è il leader. Prima andava in passeggiata con una persona, adesso va in passeggiata con un'altra persona. E questo cambia completamente lo scenario, perché un cavallo prende buona parte della sua sicurezza da chi lo cavalca in quel momento. Se andate sul mio sito internet e recuperate un po' le ricerche scientifiche che ho riportato, ce ne sono due, una fatta da un ricercatore dell'Università di Copenaghen che si chiama Ludwig e una fatta da invece un ricercatore italiano dell'Università di Pisa, Paolo Baragli, e tutte e due con esperimenti diversi hanno stabilito che il cavallo entra in coerenza cardiaca con la nostra frequenza cardiaca. Quindi quando noi ci impauriamo oppure diventiamo tesi e la nostra frequenza cardiaca cambia, automaticamente cambia anche quella del cavallo che stiamo montando in quel momento. Quindi capite quanto noi influenziamo il nostro cavallo in tutto quello che facciamo, non solo attraverso la nostra frequenza cardiaca. Pensate alle emozioni, pensate a quanto io posso influenzare il cavallo se ho paura e comincio a avere tanta adrenalina che mi circola nel sangue, no? Come i cani, anche i cavalli sentono l'adrenalina della persona che hanno vicino. Lo vedano dal linguaggio del corpo, come si muove, se ha paura, se non ha paura, se è teso, se è tranquillo, se ha tutto sotto controllo oppure no. È esattamente come noi vediamo una persona in una situazione magari di emergenza, se ha tutto sotto controllo oppure no. Quindi non è nuova questa situazione qua, cioè quando noi andiamo fuori con un cavallo le prime volte è normale che questo cavallo non si fidi di noi, a meno che non siamo delle persone che sanno trasmettere
tantissimo la nostra sicurezza. La differenza che c'è tra un horseman e una persona normale è proprio questa. Quando gli horsemen prendono cavalli, immediatamente il cavallo si rende conto di chi c'ha davanti, si rende conto da quello che fa, da come lo fa, da come si comporta, dal suo atteggiamento, si rende conto che magari è una persona di cui si può fidare ciecamente. Magari non si fiderà subito ciecamente, però già è un buon inizio. Quindi una situazione di questo genere è abbastanza comune. C'è un sacco di mosche stasera. E se voi vi capita una situazione del genere, non vi meravigliate, però se volete seguire il mio consiglio, quando prendete un cavallo, provatelo prima di comprarlo, prima di tutto. E poi, quando lo portate a casa, sappiate che dovrete fare un percorso insieme a lui. Non è che arrivate a casa come una scatola d'un regalo, la sfiocchettate e dentro c'è quello che pensavate che ci fosse. I cavalli, cambiando l'ambiente, cambiando le persone che lo gestiscano, cambiando l'alimentazione, basta veramente piccole cose che lo fanno cambiare completamente come comportamento. Poi dopo si riassestano, ma non è detto che si riassestano come volete voi. Quindi la prima cosa che dovete fare è provarlo prima di comprarlo. E poi quando lo portate a casa dovete essere coscienti che se avete fortuna ci salite sopra, andate fuori e il cavallo non vi dà nessun problema. Però vi dovete ritenere fortunati se succede una cosa del genere, perché la norma non è questa. La norma è che il cavallo deve essere di nuovo messo insieme al nuovo leader. Questo potete farlo da voi, potete farlo con qualcuno che vi aiuta, ma normalmente dovete di nuovo rimettere insieme voi con quel cavallo lì. E questo lo si fa lavorando da terra, prima di tutto, lavorando in campo e poi uscendo fuori solo quando ci abbiamo tutto in ordine. E anche quando uscite fuori non dovete pensare che, ah sì, ok, fino a ieri ho lavorato in campo, va tutto bene, oggi esco fuori e va tutto bene uguale, metto la sella, salgo e vado via. No, i cavalli che negli Stati Uniti li chiamano just ridable, cioè cavalli che te metti la sella, sali e vai via, sono cavalli che hanno tante ore e le persone che li montano hanno tante ore. Cioè, non sono considerati cavalli just ridable quello che io ci monto sopra e saltella, fa il cretino per un quarto d'ora e poi in qualche maniera si stabilizza. Quelli non sono cavalli just ridable, sono cavalli che vanno mossi un po' da terra, ci va giocato, per mossi non intendo scaricare, se non sai cosa intendo vatti a guardare i 300 e passa video che ci sono sul mio canale in cui spiego cosa significa giocare con il cavallo o muovere il cavallo da terra prima di salire. Ma si fa tutta una serie di cose per metterlo insieme a noi. Una volta che l'abbiamo insieme a noi, allora possiamo salire e uscire fuori in passeggiata. Io giusto in questi giorni, noi stiamo portando fuori dei puledri e non passa mattina che prima di salire e andare via non li muoviamo 5 minuti per verificare che sia tutto a posto, anche se ormai è 2 mesi che tutti i giorni li montiamo. Quindi, tanto per farvi capire che non è che se lo fa un professionista lo fa per perdere tempo, cioè noi che lo facciamo di lavoro il tempo non lo possiamo perdere, se lo facciamo è perché c'è un motivo. Allora, se lo facciamo noi, perché non lo fate voi che magari muovete i vostri cavalli per hobby e magari neanche tutti i giorni e magari non conoscete in maniera neanche tanto approfondita il vostro cavallo, ok? Fatemi sapere se questo contenuto vi è piaciuto, se avete delle domande scrivetele nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate di questa vicenda e soprattutto se vi è capitato qualcosa del genere e come avete risolto, se avete risolto. E noi ci vediamo la prossima volta, nel prossimo video. Maybe it will pass by, someone save me for a